Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato a una nuova rubrica che si chiamerà The Real Rainbow Six, ciò che si cela dietro alle forze speciali presenti in Rainbow. Il titolo FPS Ubisoft, nonostante molte alte e basse, gioie e dolori, più forse più dolori che gioie nel mio caso, mi tiene compagnia ormai da diversi anni. E con diciamo, il recente annuncio di un ciclo vitale piuttosto lungo, ho deciso di dedicare una serie di video non tanto all'abilità e al gameplay, dato che non possiedo grande abilità, ma al background dei personaggi e delle unità presenti in combattimento. Nel dettaglio, quindi, vi parlerò di gruppi che fanno parte, che sono membri delle unità Rainbow, dai Navy SEAL, passando per i Genie, ma poi anche nei momenti in cui usciranno anche i nostri GIS. Ho deciso di inaugurare la rubrica parlando degli SAS, gli Special Air Service britannici, Thatcher, Sledge, Smoke e Mute, per capirci. Come ben potete immaginare, gli Special Air Service sono delle forze speciali più famose del mondo, le avete sicuramente già sentite nominare, nonché una delle più antiche, tra virgolette, ed è per quello che ho scelto di iniziare proprio da loro. Infatti, i primi SAS furono, diciamo così, creati durante il secondo conflitto mondiale. Attorno al 1941, un tenente scozzese, tale David Stirling, decise di creare un gruppo di guastatori e di infiltratori che dovevano sabotare mezzi, veicoli e aeroporti dell'asse, appunto, nell'area del continente africano, l'Africa settentrionale. Questo nuovo concetto di fare la guerra basato su tattiche di infiltrazione colpì molto l'esercito inglese e diede, diciamo così, il via alla tradizione delle forze speciali, anche se l'antiterrorismo era ancora da arrivare, perché le unità Rainbow sono soprattutto unità sviluppate nell'antiterrorismo. Nel 1952, quindi finita la Seconda Guerra Mondiale, il gruppo SAS viene inquadrato in un reggimento e diventa il 22° SAS Regiment, con un 23° di riserva. Comincia quindi ad avere una struttura un po' più ordinaria e l'addestramento antiterrorismo comincia a far parte dei compiti dei SAS, che nel 1980 intervengono per salvare gli ambasciatori dell'Iran da un attacco di un gruppo terroristico avvenuto presso Londra. Il primo ministro inglese Margaret Thatcher decise proprio di inviare il 22° reggimento SAS, che armato delle tipiche armi che si addicono ai corpi speciali, ossia pistole mitragliatrici, nel caso specifico MP5, riuscì a sventare l'attentato. In 17 minuti la squadra entrò nell'edificio, portò fuori gli ostaggi, eliminò gran parte dei terroristi con anche qualche arresto. La fama del reggimento quindi arrivò davvero a un livello incredibile e finalmente si consacrò la figura della squadra counter-terrorism, antiterrorismo. Non disegnarono comunque interventi militari in senso stretto, nell'82 furono impegnati nella guerra delle Falkland, ma sempre più i SAS si andarono a, diciamo così, inquadrare in quel tipo di forze speciali che contraddistinguono ormai tutti i paesi del blocco occidentale e non solo. Quindi esperti nel gruppo antiterrorismo. Nel dettaglio poi ci sono alcuni battaglioni che sono più esperti nell'antiterrorismo, alcuni sono invece esperti nell'intelligence, altri contro certi tipi di guerra asimmetrica. Il gruppo quindi è molto diversificato, include diverse unità. L'addestramento per diventare un SAS è davvero molto molto duro. Prevede corsi di corsi, pardon, settimane di duro addestramento con varie fasi per un totale di quasi un anno, in definitiva, anche più di un anno, in cui il cadetto apprenderà tutte le abilità necessarie per sopravvivere a una battaglia antiterrorismo, ma non solo, si esercitano anche in cecchinaggio, infiltrazione a livello linguistico, quindi sapere più di una lingua, lancio col paracadute d'alta quota, il cosiddetto halo, primo soccorso, segnali che si usano in combattimento per non, diciamo, parlare, tecniche con i veicoli, antiterrorismo naturalmente, esplosivi e demolizione. Insomma, un corso completo per il perfetto cadetto SAS che poi andrà a specializzarsi in uno degli aspetti. Tra, diciamo, gli aspetti più tipici dell'addestramento dei SAS vi è un famoso rito, una delle ultime prove in cui il candidato verrà fintamente sequestrato, ma lui non sa, tra virgolette, fin dove si spingeranno i falsi sequestratori, lui non dovrà mai rivelare informazioni pericolose o informazioni preziose che potrebbero portare un danno alla sua nazione. Quindi deve resistere a una specie di tortura barra sequestro che simuli quello che potrebbe succedere nella vita vera. Superato quindi questo costo di addestramento piuttosto lungo e difficile, la recluta è pronta per essere impiegata nei vari teatri operativi, che possono
possono essere appunto i paesi stranieri, anche in Iraq sono state schierate unità SAS, così come in Afghanistan, oppure all'interno del territorio britannico per essere pronti a combattere le minacce interne. Come sono equipaggiati i SAS, diciamo counter terrorism, quelli appunto che noi possiamo vedere in Rainbow? Non in maniera molto dissimile. Tra le armi più usate del nucleo SAS vi è l'SA-80, il tipico fucile d'assalto dell'esercito britannico, che anche i SAS ovviamente utilizzano in ampio raggio e in varie varianti. A fianco all'SA-80 troviamo spesso l'MP5, una mitraglietta che ormai non è più giovanissima perché risale agli anni 70, ma viene ancora largamente usata da un sacco di forze speciali, soprattutto in quello che si chiama Black Kit, la kit antiterrorismo dei SAS, che include una tuta nera, un gilet tattico, una maschera antigas, granate stordenti, anfibi, una Eckler & Koch MP5, una pistola a calibro 9, di vario genere, una Sig Sauer P226, che è quella che hanno gli inglesi appunto in Rainbow, o un'altra Browning High Power. In ogni caso, diciamo, il Black Kit è proprio il kit appunto a cui si rifanno i SAS di Rainbow, perché hanno tutti gli aspetti che abbiamo descritto: hanno la maschera antigas, sono vestiti di scuro, MP5 e pistole. Fucili a pompa utilizzati un po' meno, perché sono soprattutto armi a corto raggio, tra virgolette, perché vi ricordo che in realtà un fucile a pompa arriva tranquillamente a 50-60 metri di gittata utile, e non sono pochi. I SAS quindi hanno costituito un modello per le future forze speciali europee, hanno ispirato e istruito anche altri corpi di cui parleremo nelle prossime puntate, e costituiscono attualmente una delle forze speciali di più grande tradizione all'interno del mondo occidentale e non solo. Quindi, quando userete la prossima volta Mute, Sledge, Smoke e Touch, ricordatevi che state utilizzando dei veri veterani della guerra antiterrorismo e che il loro equipaggiamento non è così realistico, anzi in questo caso è davvero molto molto realistico. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, alla mia pagina Facebook Lorenzo Divus, e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti!